Yeah, the tag is in the house. She's so. Ciao a tutti amici di Live Music Lombardia, siamo alle sale prova Nipa di Monza, Live Music Lombardia Contest 2015, con noi ci sono i The Thugs, o meglio, facciamolo pronunciare a lui che ha una pronuncia fantastica. The Thugs. Ok, perfetto, lui c'è proprio una pronuncia che spacca nell'inglese. Allora, gruppo che viene da Canegrate e che è nato nel 2010. Loro iniziano facendo freestyle e hip hop. Ci volete raccontare un po' chi siete, cosa fate, insomma, com'è nato questo vostro progetto? Chi prende la parola dei tre? Faccio io come al solito la parola, capo non mi si dice proprio tanto, perché di solito i capi mi stanno un po', vabbè. Però diciamo, nemmeno il leader, diciamo il papà del gruppo, no? Quello che è un po' no, completamente. E niente, i The Thugs si sono formati nel 2010, è un gruppo di musica hip hop. Ho conosciuto tre ragazzi giovanissimi che adesso hanno più o meno 22-23 anni così di media. Li ho incontrati a 18 anni, facevano freestyle in giro per le piazze e ho scoperto tre talenti. Li ho portati in cantina da me e abbiamo tirato fuori un lavoro così dal nulla. Voi, leggo qua nella vostra biografia che avete all'attivo un po' di album, un po' di, insomma, di progetti, di lavori fatti. Ci volete un po' raccontare quali sono i lavori che avete fatto e come sono nati? Ovviamente ritorno sempre io. No, scusate per la masticazione frequente. Stavo mangiando la caramella. Niente, nel 2010 ci siamo incontrati, come vi dicevo poc'anzi, i ragazzi facevano freestyle, sono messi a scrivere delle cose che stavano a metà tra la poesia e il rap, e allora abbiamo deciso di confezionare il tutto in un'idea che fosse corposa, con un cellophane sopra, un disco, un CD che fosse un disco da presentare a diverse realtà, che sono le realtà popolari del locale dove vai a suonare per 100 euro a sera, fino alle case discografiche. Il disco si chiama Soul City Street. È stato stampato in tiratura limitata di 100 copie, ma non chissà per che cosa, solo per il semplice fatto che siamo degli squattrinati e che il disco avrebbe avuto bisogno di spinte, diciamo, dai media, però a noi va bene così, è tutto nostro e quindi ogni visualizzazione, ogni disco venduto è frutto del nostro sudore. Insomma, la musica indipendente è un po' il tarlo, insomma, la difficoltà della musica indipendente è avere dei fondi per poter, ahimè, il mero denaro è quello che poi alla fine porta avanti tutti i progetti. E questo è il primo album, e invece di recente nuovi lavori, dove vi possono trovare, c'è modo di potervi ascoltare o anche magari di scaricare la vostra musica online? Qual è l'ultimo lavoro che avete prodotto? Allora, attualmente abbiamo due dischi in giro, oltre a Soul City Street, che potete trovare sul canale di YouTube Arte Criminale Official Music. Da lì potete downloadare il primo disco Soul City Street e il disco che è uscito a giugno di Must G Soul Beats, che è il nostro produttore dei beats, che è qua sulla mia destra, che non si fa mai vedere, non parla mai, però è quello che, diciamo, che crea l'anima, il tappeto musicale del gruppo. Non si fa vedere, però produce dei bei beat, ha fatto sette basi che ha consegnato a me in mano, su quello scritto, e poi è passato ai miei colleghi, diciamo amici. Abbiamo tirato su un disco che io definirei scoppiettante. Eravamo arrivati a 600 copie ultimamente, solo che anche quando scrivi in giro per i post quanto sono le copie non lo sai mai, perché da Mediafire scaricano tutti gratis. A noi fa piacere, ci stiamo facendo grande pubblicità, ma più che altro per far sentire che facciamo musica vera e che non siamo dei farlocchi che lo vanno a fare solo per hobby, è una passione vera, è soul. Accennavi appunto prima al fatto che lui produce, diciamo, le basi musicali, quindi, e invece per quanto riguarda i testi che voi presentate nei vostri brani, chi li produce, chi li scrive, come nascono questi brani? Abbiamo capito, lui fa la musica e i testi, oppure anche voi fate la musica o i testi, chi è l'incaricato o entrambi? Ma guarda, nel particolare per l'hip hop è una cosa molto d'orgoglio e di stile, è una musica che nasce dalla strada e tutti sono dei piccoli autodidatti, ballerini, writer, MCs, DJ, è nato tutto da là, quindi avere un ghostwriter o qualcuno che ti scrive dietro qualcosa è anche imbarazzante. Quindi appunto per questo nei The Thugs ognuno scrive i suoi testi e cerca di essere congruente con quello che scrive l'altro prima o quello che viene dopo. Cerchiamo di dare più musicalità al tutto. So che la musica rap può sembrare qualcosa di ripetitivo per il grande pubblico, però poi alla fine se si sta ad ascoltare, ci si lascia trasportare da quel tipo di musica, si ascolta una bella storia.
musiche e testi che voi componete sia in italiano che in inglese, perché prima vi abbiamo ascoltato e c'era un mix di entrambe le lingue. Io torno a ripetere, lui c'ha una pronuncia pazzesca, proprio. Racconta. Per questo faccio solo testi in inglese, solo in americano direi, più che in inglese. Mentre lui utilizza entrambi, italiano e inglese. Poi c'è l'altro componente che non è qui presente, Madcap, che lo salutiamo. E lui solo in italiano. Poi tra l'altro c'era un altro componente che è uscito dal gruppo, che era la parte, diciamo, franco-araba. Sì, perché era proprio multilingue. Ok ragazzi, prima di salutare chi ci ascolta da casa, vi presentate? Così anche loro possono capire chi siete e cosa fate nel progetto. Allora, G-Soul Beats, basi, musica e produzione musicale. Coca G, MC. Arte criminale, che è Magic Flow, MC, Nursery. Ovviamente stavo scherzando. No, mi occupo, abbiamo un piccolo studio di registrazione, faccio qualcosa molto vicino al fonico, che poi fonico non sarebbe, però insieme a Mass G mi occupo di mixaggio e mastering. Praticamente entriamo in cantina e tiriamo fuori i dischi. Questo ci permette anche di avere molta più possibilità di stampare, infatti stiamo tirando fuori i dischi a pioggia. Scaricate anche Musical Mafia, che è il mio ultimo album, volume 2, seguito del primo album del 1999, sempre su Arte Criminale Official Music YouTube. Grazie a tutti, Detox is in the house. Perfetto, un saluto a tutti gli amici di Live Music Lombardia. Ciao.